ci senti? Sì, certo. Eccola. Ci sono. Ciao, come stai? Com'è questo tempo in Sardegna? Un tempo gentile o non troppo? No, non è gentile da nessuna parte. No, ma poi tristi anche noi. Sì. Soprattutto avete avuto questa piogge torrenziali, no? La scorsa settimana, vero? Sì. Sì. E siamo infatti tristi anche per quello, perché era una delle classiche cose che succedono e che si potevano evitare non costruendo così tanto vicino ai fiumi. È vero. Sì. Per cui quando succede così il dispiacere è maggiore, perché poteva non succedere. Sì. Certo. Milena, tu sei stata presentata, ora non so se te l'hanno già mandata, ma ieri hai avuto, Milena, il nostro pubblico lo sa, è una scrittrice ormai internazionale, direi, perché i tuoi romanzi sono stati tradotti in tantissime lingue, e da quando, diciamo, è iniziato, dal primo romanzo, sempre per Notte e Tempo, è stato sempre un susseguirsi di successi. Sei una scrittrice amatissima da tutti. Ieri sul Corriere la Chiara Dino ti ha addirittura fatto, insomma, un complimento. Ha citato addirittura Murakami. Insomma, veramente credo che sia una consacrazione di Milena Agus. Noi tutti siamo concordi con la Chiara Dino, devo dire. Poetica e allo stesso tempo. La ringrazio moltissimo, infatti, certo. C'è stato soltanto una cosa in cui non, a proposito dell'intervista, in cui io non mi sono spiegata bene, quando parlo del piccolo Mahmood, il bambino, e forse quando abbiamo parlato con Chiara Dino non mi sono appunto spiegata bene, perché nell'articolo c'è scritto che lui ha visto i fratellini gettati a mare dagli occidentali. Allora ho avuto un po' paura che magari si potesse... Ecco, mi ero spiegata male. Certo che nessuno degli occidentali butta mare i bambini, insomma, però forse nel discorso mi ero spiegata male. No, sì. C'è stato sicuramente un fraintendimento, ma sì, nessuno è stato, diciamo, interpretato nel senso giusto. No. Senti, questo libro del Tempo Gentile, che vorrei, col tuo permesso, fare un po' di pubblicità, naturalmente, e consigliarlo a tutti come il libro di Natale. Non vorrei ora cadere nel buonismo e consigliare il libro di Milena Agus al posto di quello di Papa Francesco, però insomma ci sei andata molto vicino. È stata veramente una lettura. Tu mi chiedevi l'altro giorno: ma ti sei divertita? Sì, mi sono divertita, e allo stesso tempo mi sono commossa, perché credo che questo sia poi il tono, lo stile di Milena, questo fatto delle verità dette però sempre con un sorriso, verità poetiche, e che un sorriso te lo strappano sempre. Questo in modo particolare, perché hai messo davvero il meglio di te. Io, leggendo l'intervista, anch'io mi sono un po', come dire, non sorpresa, però mi sono accorta che ognuno legge il libro poi a modo suo, perché quello che Chiara ha visto io non l'ho visto, e lei magari o comunque non ne ha parlato tanto. Posso dire, prima che tu lo dica, due sole cose di questa invasione, il libro tratta dell'invasione di questi, appunto, emigrati siriani che arrivano in questo paesino sperduto della Sardegna.
Allora, Milena è nata a Genova, come raccontano tutte le sue biografie, ma vive a Cagliari da tanti anni. Quanti anni vivi a Cagliari? Sì, dalla quinta elementare. Ecco, quindi diciamo... Sì, possiamo siamo dire... tornati in Sardegna perché i miei appunto erano migranti, però soprattutto mia mamma non poteva stare lontana dall'isola. Era sempre... Anche se lì si è fatta, anche se in continente si è fatta delle amicizie, abbiamo vissuto a Genova e a Milano. Io ho fatto le elementari, sino alla quarta elementare a Milano e l'asilo, la prima infanzia a Genova. E lei era sempre attaccata al telefono con le sorelle e il fratello. E se mi doveva far vedere... Una cosa bella, per esempio, mi diceva, vedi com'è bella Genova, assomiglia a Cagliari, vedi com'è buona la focaccia, ma se tu assaggiassi il cibrage. E insomma, lei era, non era mai uscita mamma dalla Sardegna fino a quando si è sposata a 30 anni, quindi voleva tornare e quindi, anche se io ho sofferto molto perché ero una bambina continentale ormai, e siamo arrivati qua, però poi ho visto che mamma aveva ragione, che è un posto bello dove vivere, sì, è un posto incantevole, a me piace tantissimo, continuo a trovarla mitica, la Sardegna. Senti, non è soltanto un posto bello, ma è il posto, è il tuo posto del cuore. Questo libro che ora ci hai regalato, mi sbaglio o è anche un libro sulla tua Sardegna, sul tuo paese, sulla tua Sardegna, magari anche di qualche anno fa, sulla tua famiglia? Sì, 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 no, non ti sbagli tanto che questa volta io ho voluto dedicare il libro proprio alle sorelle di mamma, quelle con cui era sempre attaccata al telefono, a zia Giulia, zia Assunta, alla cognata, la moglie del fratello, a zia Caterina, a mamma. E diciamo che le ispiratrici, sì, le ispiratrici del coro, delle paesane, sono un po' loro. Infatti in questo libro non c'è la Sardegna bellissima delle coste, ma anche dell'interno, non c'è la Sardegna selvaggia. C'è uno di quei paesi sardi rovinati da una falsa concezione della modernità, perché erano dei paesi molto belli. E molti hanno tappato loggiati, sfondato tetti e fatto terrazze, rovinato giardini e fatto garage, insomma, diciamo che molti paesi sardi sono stati piuttosto ma insomma, a me fanno molta tristezza, sono stati devastati da questo concetto del buttiamo via il passato, che ha preso i sardi a un certo punto. Negli anni 60 i sardi sono stati colti da questa brama di buttare via, sì sì, e quindi di stravolgere l'identità di molti paesi sardi. Come dici tu, sempre piuttosto gentilmente, perché questa è la mia natura, insomma, però a ogni libro faccio il mio attacco, insomma, la mia frecciata la lancio, e questa volta l'ho lanciata descrivendo questo paese perduto, come in Sardegna ce ne sono tanti. E sono quei paesi che tu dici,
quel paese dove non è il paese appunto della Grazia dell'Edda o quei paesi un po' romantici della Sardegna, sì, misteriosa. È un paese bellissimo, la tua descrizione sembra quello del Far West quando i banditi se ne sono andati. Quindi niente, sì, insomma un paese dove non c'è proprio nulla. Sì, sì, si vedono certi film western, no? Dove arriva a cavallo lo straniero e esce un tizio da solo, da una specie di casa. Sì, sì, un po'. Ci sono molti paesi abbandonati in Sardegna, dove addirittura, sperando in un certo popolamento, vendevano le case a un euro perché le ristrutturassero. E poi ci sono lì, in questo paese, appunto, dove tu ti immagini la polvere, così molto, dove non c'è proprio niente, ci sono queste case come quella di Pidocchio. E qui conosciamo già qualche personaggio, no? Queste case di gente che ha qualche soldo in più degli altri, che fa queste case enormi. Con tanti Mamma mia, che non servono a niente. Non servono a niente perché non hanno figli. No, c'è sempre questa tua nota a fianco, tra l'ironia, ma sempre un'ironia gentile, un'ironia poetica, no? Quella che usi. Speriamo. Sì. La usi anche, sì, per i cattivi, ma insomma anche per... è sempre, sì, un tocco gentile. Senti, mi è piaciuto poi, molto... Non ci sono veri cattivi, eh? Vero, così come in questo libro mancano i veri buoni. Cioè non c'è un buono vero e neanche un vero cattivo. Sì. Ma le donne, le vegliarde, come le chiami? Le vecchieggianti. Esatto, sì. Le vecchieggianti. Le vecchieggianti, io lì il termine buono lo userei, sono buone al 100% o no? No, secondo me sembrano così forse al lettore, ma io che scrivevo sapevo che in realtà non sono esattamente delle buone, perché si può leggere fra le righe questo, perché la loro decisione di avvicinarsi ai migranti e di aiutarli non nasce da una reale bontà d'animo, ma nasce primo dalla curiosità. È proprio il titolo che ha messo Chiaradino nell'articolo. La curiosità non è razzista, perché loro appunto sono comunque abbastanza annoiate, no, non che non lavorino, lavorano sodo, ma si può essere annoiati anche lavorando sodo. E quindi loro si avvicinano mosse dalla curiosità. E si avvicinano, come dice la voce narrante, perché nella vita gli è capitata la fortunaccia che è capitata al ladrone, al buon ladrone vicino a Gesù, e cioè una persona, insomma, un delinquente che però per sua fortuna si trova a morire vicino a Gesù e guadagna il paradiso. Però è un modo... È una possibilità di fare del bene che le donne accettano, ma non se la sono andata a cercare, la accettano perché gli viene sbattuta in faccia. E allora, ecco, sono delle brave persone perché non si girano dall'altra parte, ma nessuno di loro è il classico buono che va a cercare chi ha bisogno per aiutarlo. No, però una volta che la fortuna del buon ladrone gli arriva, hanno l'intelligenza e certo anche la disposizione d'animo, chiamiamola anche una forma di bontà, per non girarsi dall'altra parte. Ma scusa, i buoni classici che dici tu, il buono che se le va a cercare, sì, i rendiconti sarebbero l'ingegnere, il professore, che non sono così, diciamo, dipinti come, cioè
che non hanno questa curiosità, cioè sono dei buoni che appunto sono lì, volontariavano, hanno fatto volontariato e tutto, però sì. Insomma sono meno simpatici, almeno dalla tua descrizione, non sono così, non ti conquistano come le vecchie. Le vecchieggianti. Sì. Allora, dicevamo prima che di buono, che di davvero buono lì non c'è nessuno. Quindi anche i volontari, quelli che gli accompagnatori dei poveri profughi, no? Dei poveri migranti che arrivano per errore in questo paese, anche loro hanno ciascuno le sue forze, non è sicuro, ciascuno le sue ragioni private per andare a cercare il bene, a cercare chi ne ha bisogno. Forse l'ingegnere è un solo, soffre di solitudine. Il ragazzino, quello che chiamano Robin Hood, Robin, sfugge alla polizia. Il prete che io adoro, è uno dei miei personaggi preferiti, padre Efix, che è quello che propone il delinquentello ai volontari perché almeno si stacchi dagli ambientacci che frequenta. Oppure Lorena che è innamorata del professore. Ecco, quindi anche loro è un po' difficile definirli buoni. Sembra un po' che facciano del bene per fare prima di tutto del bene a se stessi, però comunque anche tu prima parlavi di Papa Francesco, che io adoro, non mi perdo un Angelus, chiaramente mi sono letta la nuova enciclica e anche l'altra. Appena lui dice una cosa io lo ascolto. Anche lui del resto dice che è vero, che comunque quando facciamo del bene, i primi a cui lo facciamo siamo noi stessi. Quindi ecco il concetto, forse potremmo anche chiamarli un po' buoni. Senti, questo tornando al paesino, quindi questo è la storia del paese in fin dei conti. Ora è stato certamente la storia dell'invasione, quindi uno scontro di civiltà interpretato in maniera diversa, però fondamentalmente è la storia del paese, almeno io così l'ho vista, del paese rigenerato, del paese salvato da questi invasori. Quindi queste veccheggianti che sono lì quando insomma, non sapevano cosa stava succedendo, hanno passato il tempo a rimettere a posto tutti gli armadi, puliscono. È bellissima questa descrizione di queste donne super attive che hanno i rubinetti lucidi, l'armadio tutto a posto, e poi fuori il paese invece è in rovina, completamente in rovina. Non c'è una scuola, non si ferma il treno, non c'è neanche il sindaco, insomma, non c'è nulla. E soprattutto, è questa la tristezza del paese, non ci sono bambini, non ci sono i figli, non solo nella casa di Pidocchio, ma è nella casa di tutte quante, mi è sembrato di capire. Qui c'è questo tuo, diciamo, descrizione di immigranti che arrivano, gli invasori, e invece i figli del paese che se ne sono andati. Quindi c'è quasi una specie di, come dire, di scambio di ruolo. Questi migranti vengono a riempire dei vuoti o mi sbaglio io? No, 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 non ti sbagli. È esattamente così. E in effetti nella scelta di descrivere un paese dove i giovani non ci sono più, c'è un po' di realismo, perché veramente ci sono da noi dei paesi senza giovani. E quindi non neanche di bambini, perché i bambini non li hanno i vecchi, certo.
Però a livello simbolico, forse, cioè no, senza forse, volevo alludere al fatto che ci si preoccupa tanto, ci si scandalizza tanto, si ha tanto da dire sui migranti che arrivano da noi e dimentichiamo che noi abbiamo migrato. Abbiamo migrato nell'Ottocento, siamo andati in America, siamo andati negli anni 60 ci sono state le grandi migrazioni al nord Europa, no? In Germania. No, non eravamo anche noi assolutamente graditi. Non solo non eravamo graditi magari in Svizzera dove c'erano i cartelli vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. E questa è una cosa che insomma non è avvenuta 200 anni fa, è avvenuta negli anni 60. E poi anche la nostra migrazione no, nostra del sud al nord dell'Italia, dove comunque ci chiamavano terroni, e spesso io ho passato ho fatto le elementari a Milano. E siccome i miei genitori avevano scelto di lasciarmi figlia unica proprio perché con il denaro che avevano potevano allevarmi davvero bene, mentre se avessero avuto due o tre bambini non avrebbero potuto allevarli così bene, quindi ero una bambina con una bella cartella, con tutto l'astuccio, il grembiulino perfetto, gli scarponcini perfetti. E avevano talmente tanto pregiudizio su di noi che mi chiedevano se eravamo parenti di Laga Khan. E questo ci fa capire cosa pensassero di noi del Sud. E quindi tutte queste cose ci fanno capire quale pregiudizio terribile abbiamo di questi migranti. È anche impressionante il fatto che ci stupiamo così tanto che arrivino. L'uomo migra dalla preistoria, non c'è modo di fermarlo. Ma Non i ci saranno migranti. leggi, non ci saranno muri, non ci saranno porti chiusi che li fermeranno perché l'uomo migra. Da quando si è messo in piedi e da quando ha potuto camminare, da Homo erectus, quindi siamo al Paleolitico che migra, nessuno può fermare le migrazioni. Ma i figli del paese che sono andati via e che con rammarico appunto vengono descritti, li descrivi come qualcuno che è andato a far fortuna, ma non tutti hanno fatto fortuna. Quindi non tornano nel paese per due motivi. Il primo motivo è che si vergognano dei genitori o non hanno tempo. Quindi queste donne, queste famiglie nel paese sperduto della Sardegna continuano ad aspettarli a preparare qualcosa per Natale. Questi non ritornano, altri non ritornano perché non vogliono far vedere che non hanno fatto fortuna. Quindi c'è anche questo aspetto di paesi che si svuotano perché cercano di meglio, qualcuno cerca di meglio, ma non sempre lo trova, tranne qualcuno come appunto fa riferimento al figlio del sarto, no? Che diventa famoso. Ci sono insomma, delle righe molto, molto simpatiche, no? Su questi sardi che fanno fortuna altrove. E diciamo che c'è poi l'aspetto dei migranti, degli invasori che si trovano in questo paese e non sono contenti di esserci. Dice, ma dove siamo finiti? Cioè, anche per loro che hanno affrontato il mare, le tempeste e le difficoltà, e sì, magari si volevano trovare appunto a Milano, a Berna, a Zurigo, ma non certo in questo paese sperduto della Sardegna. Quindi,
le persone, le donne, poi chiamiamole così, le pie donne, che sono quelle, tu dici non troppo pie, ma comunque sia curiose, qualunque sia il motivo, in fin dei conti anche la bontà, l'accettazione nasce dalla curiosità, come diceva appunto il titolo del giornale ieri, Sì, la di curiosità Chiara non è Dini, sì. razzista. Chi è curioso c'ha il cuore aperto, per forza, quindi accetta. E quindi questa voglia di conoscerle che poi passa, come tu ben descrivi, ai fatti, no? A prendere un rudine, ad andare là, a sistemarli. Quindi piano piano c'è questo incontro tra i sardi invasi e gli invasori. E ci sono dei personaggi che subito, insomma, vengono fuori, no? Vengono descritti, che sono quelle che più si muovono per far qualcosa e trascinano tutti gli altri. E ci sono poi quelle signore, le ricche del paese, no? Questa descrizione mi è piaciuta molto perché mi ricorda, la mia mamma era di un paese del nord, di Pattada, Ah, provincia di esatto. Sassari, e quindi questa descrizione che tu fai del paese del Campidano assomiglia molto anche al paese del nord, nonostante che ci sia sempre questa differenza, no? Tra il nord e il sud, però le donne del paese sono le stesse, sono appunto da Sì. un lato, come dici tu, non buone al 100%, però sicuramente aiutano, e tu lo dici, no? Sì. Che loro Sì. sono portati ad aiutare, come le tue zie e la tua mamma aiutano. È fatto anche quando non amano le persone, tant'è vero che quando ritornano, vanno via i migranti, tutto ritorna come prima. Le ricche del paese si rinchiudono nella loro casa, gli altri ritornano alla loro vita, però qualcosa è successo, quindi qualcosa forse resterà di vivo in questo paese. Quindi la nota positiva che hanno portato i migranti, gli invasori, resterà. Questo è Sì. un po' il tuo messaggio, che il paese, qualcosa hanno imparato queste donne, no? Che c'è la vita altrove, che ci sono, è bellissima, è veramente ilare. Quello che mi ha fatto più ridere sono la commistione di inglese e di sardo. Allora qui veramente hai raggiunto proprio il massimo proprio della ma anche della poesia e dell'ilare allo stesso tempo, il famoso poderetto, i cosiddetti Nei Neighborhood Forum Card, Cards. sì. Ad Harlem, a New York, ci sono questi orti cittadini che sono uno spettacolo e che io non mi sarei mai aspettata a New York. Non ci sono in tutti i quartieri, però ad Harlem sì. E io me ne sono talmente tanto innamorata che ho voluto che l'ingegnere consigliasse di crearne uno. Si vantano e mettono un cartello con scritto fuori dall'orto, mettono il cartello per sentirsi internazionali, Neighborhood Garden, ma fra di loro non fanno le scene e lo chiamano poderetto alla sarda, certo. Sì, e poi, cioè, a proposito dell'accoglienza comunque delle donne, mi ha colpito molto nell'intervista che hai fatto alle traduttrici dei libri turchi, quando una delle due traduttrici ha descritto le donne turche, chiaramente io ho ritrovato le donne sarde. Sì, perché quando lei ha parlato, la traduttrice ha parlato della mania di tirare a lucido la casa, anche quando si è poveri. Sono case pulitissime, pulitissime. In questi paesi le case brillano e poi magari ci sono magagne più profonde che non vengono risolte, ecco, tipo le fognature e altre cose. Sì, però le donne sono accoglienti. Hanno naturalmente
naturalmente aiutami. È così nei paesi. Spero che questo resti. Sì. E c'è quella pulizia scintillante, direi. E comunque nel paese a un certo punto queste donne capiscono, nonostante appunto la polizia dentro, che invece fuori il paese muore. Qui dice: com'è che ci siamo ridotti così? Eppure è vicino, dice, forse perché ci manca il mare? Quindi questa tua visione, forse perché vivi a Cagliari, cioè il mare, e sei di Genova, anche questo Sì. ritorna, no? Il mare, quindi il paese sperduto nell'entroterra sardo, gli manca il mare. Quindi a un certo momento decidono tutti insieme, anche poi non si farà questa gita, no? Però decidono di andare al mare, perché anche se poveri migranti, forse di mare ne avevano visto già Era un parecchio. po' diverso, Però c'è questa appunto rinascita, ecco, io l'ho vista proprio come una rinascita del paese che viene portata, che viene realizzata grazie a questa iniezione di questi invasori, ecco. Quindi loro li accolgono e allo stesso tempo l'invasore gli dà una linfa, gli dice: guarda, la vita continua. E quindi il messaggio, molto francescano, è che se Sì. aiuti gli altri, alla fine ti ritrovi anche tu, no? Rivivi di nuovo anche tu, che spesso La essere gioia è anche validi. quella. Esatto, Sì. esatto. Quello che nel libro, anche se poi molto alleggerita e a volte anche un po' blasfema, c'è comunque un molta religione, no? E appunto, in effetti, quello che succede è quello che dicevi tu adesso, e cioè che di fatto non è che il paese cambi, perché come i migranti se ne vanno, tutto più o meno torna come prima. Le ricche non invitano più a prendere il tè le altre signore, mollano l'orto, mollano rudere, mollano tutto, ma quello che cambia, sono le idee. Ecco, sì, in effetti, nella vita penso che dopo un'esperienza, poi un'esperienza così forte come un contatto così da vicino con altri mondi, altre culture, altre vite, sia un'esperienza fortissima e spesso di fatto non cambia nulla, ma sembra non cambi nulla, perché poi è la testa delle persone che cambia. E a proposito di religione, dopo che ho scritto il libro mi è venuto in mente, prima no. Però dopo che ho scritto il libro ho detto anche Gesù, dal punto di vista dei fatti, ha fallito completamente. Nel senso che, cioè, fallimento più terribile di quello di aver detto delle cose e poi di essere accusato, di bestemmia, crocifisso, tutti perseguiti, cioè, insomma. È andata malissimo la predicazione di Gesù, però accidenti, quello che ha detto è importantissimo e comunque ha cambiato il mondo, ha cambiato le idee dopo. Quindi forse certe esperienze di bene non cambiano subito i fatti, ma cambiano le idee piano piano, a volte ci vogliono millenni, ma cambiano le persone, fino a quando cambiano anche i fatti. Quindi quello era stato. No, non ti sento bene, Lucia? Sì. No. Grazie.
Si è già scaricato. Adesso ti sento. Senti? Ah, perfetto. Senti, scusa Milena, ci sono. Ti volevo chiedere, queste donne di paese, tu ce le descrivi, hanno studiato, sono andate a scuola, abbiamo fatto il liceo, questa voce narrante racconta un po' la vita, non sono delle donne degli anni 50, degli anni 40, sono andate anche in città, hanno fatto il liceo, magari qualcuno anche all'università. Quindi sono poi, come dire, si sono poi dimenticate un po' di tutto, sono tornate alla vita del paese. Però questa curiosità, questa apertura verso gli altri che loro accettano, non sono delle intellettuali, questo volevo dire, no. Sono delle donne comunque semplici. E quindi cioè, il bambino viene accolto, quella sta per partorire, viene preso, non si pongono tanti problemi, anche l'aspetto della religione, come dicevi tu, no? Dice, ma quello sta facendo le sue preghiere, quello e quell'altro, ma il Dio, ma insomma, teniamoci il nostro, che quello non ha poi altro, anche c'è un'evangelica, ci metti anche un'evangelica tra i vari volontari, no? Li metti un po' tutti. E queste donne, poi che è la voce narrante, che sono un gruppo, accettano un po' tutto, con fare molto, molto semplice, mi sembra, no? E non si capisce bene esattamente quante siano queste donne, perché poi non sono tutte le donne del paese, ci sono anche quelle no. Che non accettano nulla, che non vanno al potere, che non lavorano, che anzi gli buttano tutto quello che loro raccolgono. Quindi sono un gruppetto di donne, queste le tue preferite, diciamo. Questo... Sì, le protagoniste. È come se i gruppi si dividessero in quattro alla fine, perché tra i migranti ci sono quelli che del paese non vogliono nulla, non vogliono avere nulla a che fare con i paesani, sono i neri col muso. Oppure il bambino Mahmood che non vuole i giocattoli, non vuole niente, e poi però appunto si scopre che ha visto annegare i fratellini, quindi fa, ciascuno dei neri col muso ha sicuramente le sue ragioni, però anche fra i neri ci sono quelli che vogliono entrare in contatto con i diversi, con i paesani. E così tra i paesani ci sono quelli che con i volontari, i migranti, davvero non vogliono avere nulla a fare, non li vogliono conoscere. Sospettano che qualunque azione buona... vado a staccare il telefono. Nell'attesa che Milena ritorni, eccoci, sei tornata? Milena, nell'attesa che Milena ritorni, volevo ricordarmi. Ci sei, volevo ricordare il titolo, Un tempo gentile. Eccoti qua. Eccomi qua. Mi ero dimenticata di staccare, ho staccato il telefonino col pensiero che ormai tutti chiamano al telefonino, al fisso non chiama nessuno, e ho ricevuto una strana telefonata al fisso. Non me l'aspettavo, vabbè, ho staccato. Senti, dicevi che i gruppi si dividono in gruppi, no? Alla fine sì. Sì, anche tra i neri ci sono quelli che alla delusione di aver trovato, anziché l'Europa che sognavano, un paesino perduto, non reggono a questa delusione. Per cui stanno col muso, stanno fra loro, non fanno amicizia. E invece poi fra i neri ci sono quelli, anche loro, curiosi, che danno una mano, che fanno amicizia, che provano
che provano a conoscere e provano anche una sorta di fratellanza che dovrebbe essere normale. E fra i paesani ugualmente, quindi i paesani si dividono in due gruppi, ma e anche i migranti si dividono in due gruppi. Quindi mi è sembrato realistico questo. Sì, perché sicuramente in una situazione del genere io mi metto nei panni di chi ha rischiato la vita e si trova in un paesino del genere a coltivare un orto, a essere messo per sbaglio in una casa dove piove dentro e poi magari chissà che cosa immaginava dell'Europa, insomma. C'è chi a queste cose non regge e c'è chi invece con uno sforzo di immaginazione, ma proprio anche di senso di fratellanza, regge anche a delusioni di questo tipo. Prova a fare amicizia. E così i paesani. Sono molto sospettosi nei confronti degli stessi volontari, no? Dice che lo fanno perché gli conviene, perché poi si fanno i gruzzoli, perché dall'assistenza ai migranti prendono 35 euro al giorno, e invece chissà, forse anche più di 35, adesso non ricordo quanto prendano, però. Poi invece ne spendono, che ne so, 5, vanno a aprire i conti Svizzera, ma tutte quelle cose che dicono di brutto, insomma, dei volontari, delle associazioni di volontariato, delle ONG. E anche lì fa un po' ridere perché le paesane. Diciamo le simpatiche ridono fra loro e dicono: Bah, non mi sembra gente da conti Svizzera questa. Sì, insomma, non No. fra tutti quelli che si rimboccano le maniche e aiutano i migranti, bah, credo ce ne siano pochi che si siano davvero arricchiti, non credo, perlomeno quelli che conosco io non hanno nessun conto in Svizzera. Quindi. Senti, ci sono molte parole in sardo in questo appunto, perché giustamente c'è cioè il paesino come protagonista, e quindi ho visto che il sardo come lingua viene usata spesso, anche quando poi lo metti insieme all'inglese fa veramente sorridere. Lo sai, non so se tu li vedi, ma vengono commenti su di te, cioè ora è Maria D'Ascanio che ci scrive pennellate lievi come sempre, quindi questo aggettivo Grazie. lieve, Sì. leggero, sono veramente i tuoi, come dire, aggettivi che ti vanno bene. Volevo anche dire qualcosa appunto su questo, quando parli dei doggy bags, un altro momento in cui metti l'inglese vicino È un po' snob il doggy bag. sì. Al cocoi, al shivraju, dice: ma cosa sono questi doggy bag? Cocoi, shivraju. E quindi questi termini messi lì che fanno improvvisamente, no? Ti riportano coi piedi per terra, no? L'ingegnere, il professore, sì, insomma, bene o male si Sì, danno un po' di aria, l'ingegnere no? parla spesso l'inglese e loro dicono Esatto. scusi e poi Qualcosa? traducono in sardo fra loro. Ah! Ma anche il famoso cane, no? Come lo Sergillo da chiami tu? Norfolk. Sergillo da Norfolk. Ma come ti è venuto in mente Sergillo da Perché esiste Norfolk? Sergillo da Norfolk? È Sergillo da bellissimo. Norfolk è uno dei personaggi che esistono davvero, perché in un canile a due miei amici ha fatto molta pena un cagnolino che non voleva nessuno perché aveva solo un occhio.
e si chiama Gillo, cioè si chiamava Lillo, un nome più normale. Poi il mio amico, che amava molto i film di Pontecorvo, l'ha chiamato, anziché Lillo, ha messo la Gia, l'ho chiamato Gillo. Questo cane, senza un occhio, che ne doveva aver subito, perché era anche ferito, ne doveva aver subito di tutti i colori, si è dimostrato proprio com'è nel libro, come io l'ho descritto. E perché si comporta Gillo da lord inglese, e cioè quando Franco e Sonia dicono possiamo portare Gillo, tutti dicono ci mancherebbe, è un lord, e siccome come tipo è un bastardino, però come tipo di cane è un po' un Norfolk Terrier, allora noi lo chiamiamo Sir Gillo da Norfolk. E diciamo sempre, certo, portate anche Sergillo. È di un'educazione sconvolgente. Dove l'abbia imparato non lo sappiamo, forse appunto in Inghilterra. Comunque adesso Sergillo, Sergillo è rimasto lì nel paesino, gli emigranti sono partiti, gli invasori, i bambini, il neonato, quella che andava in giro con la carrozzina, no? Questa che non ha mai avuto figli e che prende la carrozzina e va in giro col negretto, insomma queste... Pidocchio, poverino. Vero. Sono andati tutti via, ma Sergillo è rimasto, quindi è sì, lì adesso. Perché dicevano, ma a questo punto, siccome a questo punto i migranti andranno ciascuno per conto suo nella sua destinazione, no? I volontari si occuperanno di altri, quindi Gillo non ha più un gruppo, non ha più qualcuno che se ne occupi. Per cui era normale lasciarlo lì. E Pidocchio si offre di tenerlo, però poi le paesane, che sono brave, buone, vabbè, però malignazze, un po' malignette, dicono non è che abbiamo affidato Sergillo da Norfolk a Pidocchio, è Pidocchio che abbiamo affidato a Sergillo. Esatto. E rimane con Pidocchio. È bellissimo, veramente. Noi siamo tutti pazzi gli amici per Gillo, veramente, veramente. Mai si arrivano, gli diciamo, se non portate anche Sergillo da Norfolk non vi apriamo la porta. Senti, ti stanno suggerendo il titolo per il nuovo libro, Il Poderetto, cosa ne dici? Oppure le vecchie gianti. Sì, sai una cosa mi è venuta in mente? Il termine vecchieggiante da sì, una poesia di Montale, da meriggiare pallido e assorto davanti a un muro d'orto. E siccome le donne erano sempre vicino al neighbor garden o poderetto, sì. Allora meriggiare mi ha fatto venire in mente, tanto che in una delle versioni c'era vecchieggianti, pallide assorte davanti a un muro d'orto. Mi è venuto in mente una sorta di suono, qualcosa che suonava, ecco, poi l'ho tolto perché, come dicevo a Caradino, ne ho fatto 14 versioni, ogni volta toglievo, mettevo. Come è nato questo libro? Qual è appunto il ricordo della tua famiglia, che è la tua mamma? Come è nato? Forse il ricordo della mia famiglia c'è più in Terre Promesse. C'è il ricordo, la conoscenza e il ricordo di un ambiente, che è quello del paese del Campidano. E poi un mio problema personale, cioè una sorta di complesso di colpa straordinario, perché io non sono una volontaria, perché non mi rimbocco le maniche,
perché non vado mai a cercare il bene, però sono anche di quelle persone che se me lo sbattono in faccia la possibilità di fare bene, no, non mi giro dall'altra parte. Ecco, sì, volevo fare qualcosa per questo problema delle migrazioni. Volevo fare qualcosa anch'io e no, non sapendo fare altro, ma tutti dicono che però magari scrivere mi riesce, è qualcosa che mi riesce più di altre cose. Allora ho detto, magari questo libro un piccolo contributo lo dà, magari lo legge qualcuno che se li vuole togliere dai piedi, che li vuole rimandare indietro, che non li vuole, magari si diverte un po', il libro magari può essere seducente, cambia idea. E pensavo di poter fare qualcosa di buono. Senti, continuano a comparire dei messaggi dove appunto si parla di allegria, leggerezza. Questi sono gli aggettivi che diciamo, ti si addicono meglio. Io purtroppo ti devo salutare, Milena. Peccato, anche a me dispiace. Senti, Sì. però dobbiamo fare la promessa qui davanti a tutti, davanti al mondo intero, perché ci stanno guardando da tutto il mondo. Devi fare la promessa di venire appena possibile a Pisa Sì. per Appena parlare. mi chiamate, certo, so che adesso nessuno si muove, anche No, no. giusto così. Ora Però no. questo triste periodo finirà, poi Certamente. ci vaccineremo. Io mi vaccinerò appena possibile. Mi siederò Certo. fuori sui gradini di un ambulatorio per farmi vaccinare il prima possibile. Come sui gradini di quelle case del Campidano, no? Dove descrivi le vecchieggianti, dice, ma in fin dei conti si volevano bene anche prima, no? Si sedevano lì, si Sì, raccontavano, vabbè, è una di stare cosa che insieme. d'estate si fa molto, si portano le sedie Esatto. fuori adesso purtroppo sono abitudini che stanno passando, Sì, però è vero. prima si portavano le sedie fuori e chiacchieravano al fresco. Però resta questa parola, insieme al tempo gentile, resta la parola insieme. Io l'ho vista Sì. molto ricorrere nel libro, no? Insieme. Queste vecchieggianti non è una vecchieggiante, due, sono proprio, non si sa, È un un numero. coro. Esatto, è il coro e sono queste persone che sei tu, poi ce l'hai confessato, sei la voce narrante, Io sono queste. una di loro, sì. Esatto, queste donne laboriose, pur studiate, pur con un Sì. titolo di studio, donne semplici, perché nella semplicità poi che si trova l'accettazione dell'altro, la curiosità, e al tempo stesso, e vorrei, se tu mi dai il permesso, concludere che poi è da qui che c'è la rinascita del paese intero. Quindi la rinascita di Sì, tutti dopo l'incontro con l'altro. la Milena, rinascita come anche delle idee, certo. delle idee, Delle certo, idee, in sì. questo senso, no? Non avere poi la mente così ottusa, ottusamente chiusa, Sì, non si può come fare. spesso sia. Allora, Milena, ci diamo Sì, appuntamento grazie. alla Come? prossima volta, e se abbiamo un secondo per dire il nuovo titolo, non si sa ancora a cosa stai lavorando. Sì, sto lavorando a Una moglie fuori luogo, Ah, che è un bello! altro romanzo. Sì, una riccona che non vuole essere ricca, un po' strana, così, che si è laureata alla New York University, che è un'ereditiera micidiale, figlia di uno dell'industria del latte in Sardegna, che però accetta una supplenza all'interno della Sardegna e si innamora di un pastore moderno, non dell'Ediano. Quindi di nuovo scontro di civiltà, di nuovo. Sì, 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 sì.
Sì, Sardegna dell'interno e Sardegna marittima. Esatto, e New York anche, insomma, E anche abbastanza, New York, anche certo. New York. Milena, grazie ancora e Grazie a voi. buona Grazie lettura a tutti quanti, di questo tempo. a Arrivederci, grazie Milena. te. Grazie. Lucia, ti devo portare i saluti dell'editore di Andrea Gessner. L'ho Ah, sentito oggi al grazie. telefono e mi ha detto che forse ce l'avrebbe fatta, ma non era sicuro di farcela collegarsi e di darti i saluti da parte sua. Grazie Dei cari mille, saluti. grazie. Dei cari Grazie, saluti. ringraziamo Andrea Gessner, grazie per averci regalato Milena Agus sempre. Grazie Milena, arrivederci a Grazie a tutti. te, ciao. Arrivederci.